attacca in avanti ancora Piacenza nei 22, primo attacco in zona pericolo per il Piacenza. Barrò, pallone al largo, intercetto di Steve Kessel. No, ah no, è l'ala, scusate, l'avevo preso per Kessel. Bonifazi placcato, non ha un sostegno pronto, anche perché ovviamente non ci si aspettava questo intervento, ma attenzione, parte, c'entra i pali. Massi! Lega! Via! C'è una punizione per l'Aquila, intanto in questa mischia chiusa. Intanto vediamo quando siamo al settimo minuto ormai di questo primo tempo, il parte la traiettoria di Biasuzzi e purtroppo non c'entra i pali. Matteo c'è grande superiorità dalla parte aperta del terreno, attenzione che può innestarsi Santillo se ne va e nonostante la cattiva trasmissione c'era troppa superiorità numerica per la difesa del Piacenza e dunque la marcatura, il bersaglio grosso messo a segno dall'Aquila quando siamo al 32esimo. Rossi che poi apre però male, c'è l'intercetto di Kessel. E questo è molto buono. Santillo trova lo spazio, il calcetto si fionda lui. Santillo ancora il piede. Raccoglie ed è doppietta. Molto per bravo, Valerio grandissimo Santillo. Disegno di gioco. Ottima giocata da parte di Valerio Santillo che ha visto il buco in mezzo, ha effettuato questo calcetto con l'interno proprio per cercare la zona vuota, la zona scoperta della difesa piacentina, poi con la sua velocità ha battuto sullo scatto l'ala avversaria, Buondonno se non ricordo male. Sì, era al centro in verità, era al centro che apriva. Va bene, comunque sta che Valerio Santillo al minuto quinto praticamente del secondo tempo sblocca subito il parziale e in attesa di questa trasformazione fasi... che a questo punto Biasuzzi, eccola qua che la rivediamo, buono anche il controllo chiaramente sul calcetto. Per ora sono stabili, vediamo, ecco ho parlato e c'è mischia, attenzione perché allora il primo tempo ha fischiato tutto in favore dell'Aquila, ora fischia tutto in favore del Piacenza. Fase di preparazione da parte di Barrò, il calcio del francese, la sua parabola che c'entra i pali. Toccata! Attenzione perché se attenzione al largo, placcaggio che non riesce la francesina e c'è la meta anche del Piacenza. Porco il gioco all'arco finora sta facendo molti danni, Santillo ha fatto una meta praticamente identica nel primo tempo ed ora è toccato al giocatore del Piacenza l'ala Buondonno che è andata a segnare al minuto, ecco che la rivediamo, il pallone all'largo, l'inserimento di Buondonno. Tra l'altro giocatore più veloce del Piacenza è riuscito a prendere il pallone al largo. Parte Barrò, il suo calcio è... no, questa volta non va. Milani, sfugge un placcaggio. Eccola. Buono lo flood. Attenzione l'Aquila che entra nei 22. Non è tenuto. Gioco. Non è tenuto, buona ancora l'azione da parte di Kyle. Sì. Ci siamo, ancora ci siamo. Di vicino. Meta. Pallone che sbatte contro la base del... Sembrerebbe la base. Il sostegno, il giocatore aquilano è andato sul sostegno. Buono Andre. Buono, tocca, non c'è avanti. Perfetto. Meta. Importantissima questa segnatura, un'ottima percussione centrale. Ceccarelli. Gran merito, vediamo, eccolo qua, gran merito di Kyla che ha una buona percussione.
poi vedete non placcato, si rialza, fa ancora qualche metro, eccolo qua, poi il pallone che viene aperto, sì, si va a sbattere contro Ceccarelli, il sostegno, e dunque quando abbiamo superato ormai il 20° minuto di gioco c'è la meta. L'uno contro uno sta facendo la differenza, di... stanno battendo il proprio avversario gli aquilani. I Ceccarelli, e insomma, abbiamo delle terze linee importanti qui, ed è Mazzeu che va alla trasformazione. Pallone in sicurezza, si prova Moll, attenzione, vanno, difficoltà, meta, purtroppo, difficoltà, e c'è la meta. Barro parte la sua parabola che centra i pali. Lancio a metà schieramento, il pallone vinto. Prova la molla. Bene, bene impostata. Spingiamo, state bravissimo. Parte molto bene. L'acqua ancora, Speranza. Mobile bravissimo. Il sostegno, ancora il gioco a due con Lofrese. Siamo a 7-8 metri, ancora l'Aquila che può, ha una Bianco, buona occasione. Bianco, rimani, lascia! Vediamo, Speranza chiama, pallone aperto, ancora per Superità al largo, superità al largo. Kessel al pallone che arriva, sì. Bonifazi! Hanno alzato il guardaline. Cos'è? C'è il mio assistente? Non si capisce. Travolto l'assistente. Meta. Ancora il gioco e la meta proprio all'angolino, travolto l'assistente, ma da qua sembra meta tranquillamente. Allora Mazzeu, vediamo se riesce a fare questo piazzato, è difficile corto. Questa trasformazione, no, è difficile ma riesce, calcio. Grande Mazzeu, fondamentale, sai, questo grande, calcio, grande trasformazione da parte break. Di Mazzeu, e a questo punto il punteggio sale a 28-18. Non c'è più tempo per calciare fuori, è l'ultimo pallone della partita. Deve salire in campo, si prova ad andare al largo, c'è un po' di spazio, Buondonno fa, mette in campo le sue leve, il pallone va fuori, l'Aquila vince contro il Lions Piacenza 28-18 e torna nel campionato di eccellenza dopo solo un anno di purgatorio, dopo aver perso lo spareggio contro i Crociati. Quest'anno ha vinto la sfida che valeva appunto l'eccellenza e il titolo di campione d'Italia della Serie A, e dunque può festeggiare il ritorno della massima competizione. Una partita meritata, una vittoria alla grande, con un primo tempo di sofferenza, tenuto molto bene, ha sofferto la mischia avversaria, la mischia intesa la molla avversaria, in mischia ha avuto un netto predominio. Aspettato i momenti giusti per poi fare mente, esatto, colpire. Ha lasciato sfogare gli altri, e poi con il gioco allargato a sfruttare l'abilità di Kessel e soprattutto quella di Santillo, è riuscita a fiaccare le resistenze del Lions. Eccolo qua il sorriso di Milani che guarda la coppa che tra poco salterà, bacio, e Giancarlo Doni che qui è il padrone di casa, la città del rugby è casa sua.
lui la gestisce. Stadio che è veramente molto molto bello. Eccola io qua. L'ho visto poche volte, ma molto bello. Attenzione, siamo pronti, arriva anche Nanni Raineri. Eccoli qua, ci siamo. Fate vedere questa coppa. Ed eccolo qua, l'urlo che si alza dal 25 aprile. È stata una lunga trasferta, centinaia di chilometri, ma insomma alla fine ne è comunque valsa la pena. Noi andiamo a chiudere questa diretta qui da Parma del 25 aprile. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento con i vostri programmi.